oggi è un gioco molto particolare, lo vedremo in tutta la sua interezza. Si chiama Florence. Eh no, dai, non è quel Florence, è il nome di una persona, della nostra protagonista, Florence Yu, o Florence, o come la volete chiamare. È la storia della vita di una ragazza, della vita che potrebbe essere la vostra vita, indipendentemente da se siete uomini, donna o quello che vi pare. È la vita di ognuno di noi. E forse, tramite delle cose non scritte, perché ci saranno soltanto immagini, riusciremo a capire qual è il senso della vita. No, sto esagerando, ma che qualcosa è molto importante nella nostra vita di sicuro. E con questo video voglio capire perché questo gioco piace a tutti, perché Florence è uno di quei giochi che piace veramente a tutti. Adesso ce lo guardiamo. Annapurna! Sueña! Quanto mi arrapo quando leggo Annapurna, proprio mi prende dentro sta cosa. Vita d'adulti. Capitolo numero 1. Andiamo avanti, direi così. In alto a destra, dove c'è la mia facciazza brutta, ci sarebbe il simbolo di una casetta. Se clicchiamo qui viene scritto questo, fondamentalmente. Suona la sveglia, Florence, io, 25 anni, e alle 7 gli suona la sveglia. E sempre a 25 anni e alle 7:15 continua a suonare. Passano i minuti e lei è sempre Florence, io, è sempre 25 anni, è incredibile questa cosa. Ah, andiamoci a lavare i denti come soltanto una Florence io sa fare. Passa il tempo, ma noi no, e ci andiamo a sentire un po' di musica nella metro. Ci va bene sta qui del cane, ci piace? Cos'è, il Tinder musicale? Ma si può vedere anche qualcos'altro? Sciaffola! Sciaffola! Ah, questa ci piace, eh? No. Le serate allegre no, ci divertiamo di più con le amiche a fare i selfie noi. Come distruggere un gioco che ha un'emotività spettacolare. Allora, ci viene buttato delle cifre così, direi 12 e ancora 12, ma anche 155 e 155. Ah, è il gioco delle 7, no, 7 è solo, il 7 è un numero triste. Che è anche il mio preferito, fra l'altro, però vabbè. Alle 7 suona la sveglia, è ricorrente sta cosa. Mamma, mamma si risponde, ragazzi, eh. E parte la chiacchiera. In cinese. Che la mamma gli parla in cinese. Yo. Si chiama appunto Florence Yo. Perché è tipico dei cinesi avere nomi di altre nazioni. Il cognome chiaramente è loro. Sto bene, grazie mamma. Non devi trovarmi un fidanzato. Ma figuriamoci. Sì, lo so. Sì, lo so, lo so, lo so. Hai ragione mamma. Ma quanta ragione hai. Hai ragione da vendere. Vai e vendi la ragione. Invece di rompermi le scatole. E ci prendiamo del cibo, come solo un asiatico sa fare, ma neanche sotto tortura riuscirebbe a prendere le cose con le bacchette. Le uniche bacchette che riesco a tenere in mano sono quelle della batteria, e con un risultato abbastanza inaccettabile. Dobbiamo fare un angolo di 35-40 gradi per lavare bene i denti, e la giornata di Florence Yo finisce verso mezzanotte e 20, quindi sta disgraziata non dorme neanche le 8 ore richieste di solito di sonno, ne dorme meno. Ma ci va bene così, perché la prima giornata della vita da adulti è questa. E tutti i giorni saranno simili, perché la vita da adulti è sempre simile. Non come quella che abbiamo passato nei nostri ricordi. Oh mamma, questa stanza piena come un uovo che gli è ribarta addosso la roba, trova la scatoletta di quando era piccola e parte unpacking in un crossover di gameplay bellissimo. Ci starebbe tutto. Ma sarà un altro video quello di unpacking, perché lo faremo. Florence io, 7 anni. Non so perché la chiamo Florence, se fosse francese, perché è Florence o Florenzo o quello che è. Lei ritaglia delle striscioline di carta colorate che testé andiamo a mettere qua. Ma non ce n'è una che va bene. Mettiamoci un cuoricino qua. Una stelluccia qua. È un bersaglio qui, così me la tirano giù. No, no, va bene così. Possiamo anche cambiare la palette cromatica, guardate. Ma questa era meravigliosa. Ma devo mettere tutti? Per forza? Non ne usciamo vivi, se no? Questa metto qua. Ah, si può spezzettare. No, no, questa è la bandiera. Vai, che meraviglia, va. Posso pestarla tutta così? Guarda che patchwork fantastico. Ma che sono? La stelluccia, una palla. Lo scafo lo facciamo tutto di cuori. Cuori sovrapposti alla cazzo, così. Ma che meraviglia. Mezza sì, mezza no. Perché? Perché ci ha dato il tasto per andare avanti e andiamo avanti. La farfallina. A speculare? Che meraviglia, che meraviglia. Bellissimo.
Wow. Oh, così è bellissima la nostra farfallina De Noatri e la nostra Florence. Ma riceve la visita della mamma, che ci fa soltanto studiare, lavorare e poi cercare un marito. Ci vuole introdurre alla vita triste o semplicemente alla vita. Vai Florence, fai vedere che sei asiatica. Fai vedere che sai come si fanno i calcoli. Dimostraglielo. Ma veramente? E da lì Florence impara il magico mondo dei numeri e diventa una commercialista. Però la vita gli si ingrigisce, vedete? Lei con le sue amiche a 7 anni. Questo è il nostro primo ricordo. Poi l'amicizia. Nel crescere, ognuno va verso la sua strada e Florence, a 25 anni, ai giorni d'oggi, si ritrova sempre nella metro, poi al lavoro, poi a casa, a lavarsi i denti e ricomincia una nuova giornata. Ma lei si ricorda di questo bellissimo disegno che abbiamo fatto e questo è un tocco di classe sul gameplay perché rivediamo quello che davvero abbiamo fatto noi. Grazie a Annapurna, ha una cura nella scelta dei giochi di cui diventare editore incredibile. Andatevi a giocare What Remains of Edith Finch se non l'avete fatto perché è sicuramente uno dei giochi più belli che abbia mai giocato, se non il più bello. Oh no, finisce la batteria. Florence, fai qualcosa. Chiappati le note, chiappati le note. Abbi le note, abbi le note. Segui la musica che sente suonare per strada. E si avvicina come se fosse un profumo. La musica le entra nelle orecchie, ma è un po' come se fosse anche un qualcosa di profumato, di tridimensionale. Ascende, quindi. Sedate, io non ho mai giocato questo gioco, lo sto giocando ora alla cieca. So che è un bel gioco, perché ho letto recensioni, e neanche più di tanto non mi volevo spoilerare. Ma non l'ho mai giocato. Non ho neanche visto più di tanto di gameplay. Ho visto solo 2 secondi di un gameplay per capire se era un qualcosa di testuale dove magari dovevo stare zitto o meno. Che ancora non ho capito se devo stare zitto comunque. Guardate come si inebria di musica la nostra Florence. Florence. Ma ha deciso che ha la pronuncia francese, quindi sarà Florence. Qui non si possono prendere tutte. Capre e cavoli, nostra Florence, la vedo difficile. Andiamo sulle note alte, poi sulle basse, poi sulle medie. E arriviamo da un suonatore di violoncello? Viola? E ritorna la viola, sì, insomma, quello. Tanto con la pettinatura che sembra abbia l'alloro in testa di Cesare, di Giulio Cesare ovviamente, e di tutti gli imperatori. Atto 1, vita da adulti, ricordi e musica. E poi c'è l'atto 2, scontro. Io l'atto 3 neanche l'avevo letto, c'era musica. Oh no, non ti scontrare in bicicletta perché è pericoloso. Vedete la palette di colori quanto è ristretta. Non riuscirò mai a mettere a fuoco questo ragazzo. Ecco qua. Carina anche l'idea di averlo fatto come se fosse una stazione musicale. Cioè, un musicista. Ma ci avete preso gusto sta storia, però, eh? I limoni, signora, i limoni! I limoni, signora! Volano limoni! Si è proprio presa una tramvata per guardare il musicista, però ne è valsa la pena perché l'ha rivisto quantomeno. O no? Sei a posto ancora? Eccolo qua, l'uomo dalla capigliatura da Cesare. L'uomo della provvidenza, vestito di giallo limone, che raccatta i limoni. Perché se la vita vi dà limoni, limonate. Gli lascia il numero, si chiama Krish. E gli ha dato un numero telefonico. Così potrà WhatsApparlo. Primi appuntamenti. Lei è molto timida, vedete, c'ha la gotina rossa della timidezza. E vanno al caffè Porcelli. C'è un po' di stallo alla messicana? O parlano? Ok, iniziano a ragionare. Ma dobbiamo rimettere insieme i pezzi.
pezzi dei loro discorsi, che fortunatamente sono abbastanza semplici da rimettere insieme, che anche un mago qualunque riuscirebbe a farlo. Ma ci prendono gusto con questi pezzi di gameplay che sembrano fatti per allungare il brodo. Questa, se posso permettermi, insieme a quella del mettere a fuoco, è un escamotage un po' così. Cioè, mi piace la trama, potevano magari pensare a qualcosina in più. Però, vabbè, ci sta, dai. Vanno al Queen Victoria Market e comprano due pagnottelle da magnasse, fondamentalmente. Si comprano delle schiacciatine, delle focacce. E questo fa sì che noi si riesca a intavolare una discussione, anche se a tavola non ci andiamo. Ah, devo proprio mettere preciso, non si accontenta da abbozzarle. I nostri discorsi sono sempre più semplici, come vedete. Abbiamo una linea di dialogo molto semplice. E questo ci porta alla sera a fare anche uscite serali. Vedete l'abito da cocktail, lui vestito un po' più casual e elegante. E vanno proprio a bere un cocktail, si divertono, si innamorano. Vedete come si stia semplificando tutto. In realtà è bello anche quello che ho criticato, perché prima erano tanti pezzi da mettere insieme, era la difficoltà del dialogo. Sta diventando sempre più semplice e ce lo fanno capire in maniera simbolica. E sono dei geni. Bravi, cioè anche dove li ho criticati hanno ragione. Devo stare zitto. Sta diventando sempre più naturale. Vedete? Questa è poesia. Questa è poesia. Non ci sono altri termini, è poesia. Incredibile, ragazzi. E i primi appuntamenti sono andati bene, direi. Sogni nel cassetto, ce l'andiamo a vedere. Capitolo 6, sogni nel cassetto. Lui è in ginocchio a raccattare l'elemosina. Chissà se un giorno si metterà in ginocchio con un anello. E sono qui che ragionano, mano nella mano. Sto a scrollare, ma non mi fa scrollare. Ah, devono colorare i loro sogni insieme. Lui sogna di diventare un musicista che va a fare le serate importanti, non con il piattino in piazza. Effettivamente è un sogno più che legittimo. E Krish Emrajani, io l'ambientazione dove sia non lo so, perché lei è asiatica, lui ha un nome che sembra armeno. No, armeno no, ma insomma, comunque dell'est assolutamente sì. Lei probabilmente riflette sui suoi, ormai non ci danno neanche più la possibilità di spazzolarle i denti, tanto che siamo diventati bravi a farlo, e se no Majo sarebbe lamentato di questa cosa. Va a rivedere quelli che erano i suoi di sogni. Si rivede in un'altra professione. Lei voleva fare la pittrice, non voleva fare la contabile come Somà che gli ha rotto i coglioni. Dai, studia i numeri! No, la pittrice voleva fare, il suo sogno era quello. Sta mamma sempre. Fonte di ispirazione, capitolo 7. Noi abbiamo capito l'uomo giallo come quello di George, per intendersi, di curioso come George, che ha tutto giallo. Dobbiamo fare? Dobbiamo riordinargli la camera? Vuoi che te spiccio camera? Ah, dobbiamo ripulirla, ok. Eh beh sì, dobbiamo vivere insieme, qualcosa va fatto, Ciccio. Fai un po' troppo disastro qui, eh. Rifatti il letto, leva schifezze, rimetto a posto, e sì che. E mi manca, calzino messo male, basta, direi che la camera è a posto. Oh, vieni a vedere casa, guarda, guarda com'è bella, guarda, tutta ordinata. Ma c'è un giornaletto zozzo. Buttiamo in vacca quello che è meraviglioso di sto gioco, in realtà. Accademia della Musica. Modulo richiesta studente. E il nostro Krish, fatto richiesta, e probabilmente non sono così felici perché sarà in un'altra città, immagino, questa accademia. Lei dice, sì, ma vacci, è il tuo sogno. Porca miseria se ci devi andare. Vai verso il tuo sogno, insegui quello che è il tuo sogno ovunque ti porti. E lei farà altrettanto? Lei ritorna a disegnare.
perché lui le ha smosso questa cosa dell'artista che era dentro di lei, di questa passione nel disegno, questa cosa che ti dà un senso di vita, ovvero l'arte. E l'esplorazione del capitolo 8 ci dà anche. Ok? Cosa devo fare? Sta andando a fuoco. Ah, la devo asciugare, è una Polaroid. Il primo sushi di Krish. Poi abbiamo, per chi non lo sapesse, le Polaroid erano delle istantanee fotografiche che andavano su carta fotografica e che andavano asciugate perché si sviluppavano automaticamente da sole, grazie alla carta chimica. Gli amici musicisti di Krish. Esiste ancora la Polaroid, eh? Camminata nella foresta. Gli Emrajani. Quindi sono indiani, direi che non ci sono dubbi. C'è anche Elio di Elio e le storie tese insieme a Faso. Vedete, c'è un po' una reunion degli Elio. Galleria d'arte, quindi quello che piace principalmente a lei. E l'ultimo. Lezione di skateboard, perché Krish ha uno skate. L'avevamo visto anche in camera sua. Poi esistono altri ricordi che per ora non vediamo. Lei è nel suo ufficio, ma c'ha tutta questa bella cosa cromatica attorno a sé che gli ricorda fondamentalmente della sua vita con Krish. La spesa, dei capitoli del quotidiano, come vedete, quindi proprio la vita di tutti i giorni, vi spiegano quello che c'è nel concreto della vita delle persone. Strana sta scelta che lui abbia un braccio fuori dalla cornice. Qui c'è qualcosa ancora, non solo proprio in comunione di intenti sulla spesa, però lui gli viene incontro. Credo voglia dire questo. Ok? Ah, proprio facciamo noi la regia a sto punto. Ok. Ok. O no? Controbatti, controbatti. Oddio, sta diventando sempre più frastagliato. Frastagliato. Ok. Qualcosa che non va. Oh no, stanno prendendo forme sempre più spigolose. La spigolosità dei discorsi. Lui risponde esattamente per le rime, eh? Sono sempre gli stessi dialoghi. Le facce non mi sembrano. Allora, io andrei a rifare la sequenza uguale. Per andare sulla stessa lunghezza d'onde, direi. Siamo al passo. Ma ognuno è sulla sua. Sono tutti incazzati. Iniziano ad avere divergenze. Non da poco. Ma sì, dai. Cercate di ricompattarvi. Vi ricordate bei tempi in cui vi amavate così tanto? Tipo ieri, per dire. E ritornano a volersi bene, perché ogni tanto una litigata ci sta. Ci sta, nel quotidiano può esserci. Sei mesi dopo. Convivenza, ecco, questo è lo step più incredibile della vostra vita. Perché dovete scendere a patti con quello che vogliono gli altri. Per quanto gli vogliate bene, è comunque uno scendere a patti. Ok? Per quanto vi troviate d'accordo, è comunque uno scendere a patti. Vai! Vedete, non c'è spazio per tutto e per tutti. Qualcosa si può avere, qualcosa no. Tipo, sto tostapane lo conosco, lessa la roba invece di cucinarla davvero. Qua non le posso mettere. Perché non le posso mettere là? Assassini! Cos'è questo? Questo va qua, c'è posto, c'è posto. No, aspetta, ma questo c'è il suo, perché ne devo avere due? Io non capisco l'immagine, cos'è? Un recipiente di vario genere. Va bene, dai, il resto mettiamo tutto un magazzino.
Ma sì, veniamoci incontro, volemose bene. Grande passo. Voglio usare la pompa. Ma lui c'ha Ganesh, beh. Allora, facciamo una cosa. La candela va via. Un po' di cose ci vanno anche nostre, eh. Libri sono libri, la mamma è la mamma. La pompa, la pompa va via. E che Kaiser. Vai, il resto va tutto via. No, ma non c'è spazio. Ragazzi, la famiglia. La famiglia è importante, la famiglia è importante, andiamo avanti. Questo va lasciato, eh. Hanno trovato il modo di andare d'accordo comunque, eh. Oggi è audizione all'Accademia della Musica. Andava bene, grande Krish. Regalino. Oh, che tenero, così possiamo dipingere con gli acquerelli. Tenerezza, Krish. Felici insieme, oh, bellissimo capitolo, ci fa piacere. Suona la sveglia un quarto d'ora dopo. Colazione. Dai tutto. Si butta via nulla, la crosta si mangia, ragazzi, non è finito così, eh. Siete degli spreconi, eh. Sorrisino di più, così. Ma noi gli vogliamo mostrare vicinanza col cuoricino. Vedi? Ha! Inizia a automatizzarsi. Ok. Sera paella, vai. Spadelliamo. Rispadelliamo. Lasciamo cuocere. Spadelliamo, vai. Noi disegniamo e lui suona. C'è la nostra Florence che disegna Krish assorto nella musica. E loro felici abbracciati nel letto. Come è iniziata la giornata è finita. Ma la mamma di lei non ci dice più che ci siamo messi con Krish? Routine. Un anno dopo le cose diventano un pochino più simili a se stesse. Ci si abbraccia meno, la vita diventa un pochino più... più quotidiana, diciamo, ognuno si vuole bene ma pensa un pochino meno ad avere attenzioni come agli inizi. Va da solo all'accademia, non viene più accompagnato. Lei è assorta nei suoi numeri. Ci tocca ricliccarli di nuovo. Vedete? È un po' così. La vita di tutti i giorni. Io credo che a livello di simbologia questo gioco sia fatto strabene, davvero. Va bene mamma, sto bene. E sono fidanzata fra l'altro, non mi devi trovare un fidanzato perché ce l'ho mamma, ce l'ho il fidanzato. E finiscono la giornata a guardarsi su Netflix o su Amazon Video o su Disney Plus o su quello che è la televisione, insomma. E la giornata finisce, non sono più abbracciati. Era il capitolo che non volevo, che risi. L'amore. Sempre ognuno più sulle sue. Fino a che... è proprio la crisi. Guardate la faccia di lui com'è cambiata. Fa sempre la stessa cosa, ma non è più una cosa che la fa in leggerezza, spensierato, pensando alla bellezza di quello che lo attende a casa, della bellezza della musica. Sì, la musica è la musica, ma bisogna comunque avere a che fare con la quotidianità, le bollette da pagare, le litigate per qualunque cosa, dal dentifricio premuto male a chissà cosa. La contabilità casalinga, le bollette appunto, litigio. Ai ai ai. La cosa peggiore ci può essere l'orgoglio. È bene appianare i problemi parlando. Aia, guarda com'è veloce nel dialogo.
sempre più veloce lui. Guardate come si sta affastagliando il tutto a livello di litigio. Qua volano offese, eh. Sappiate, non è più articolata la cosa, sono loro che urlano. Modo di non farglielo fare. Lo possiamo sovrastare? No, non lo voglio fare più, lo voglio mettere nel mio. Ah, è tipo una bilancia, vedete? Stava andando tutto a favore di lui. La tristezza, la grossa tristezza di entrambi, tra l'altro, per cui quando si litiga non ci guadagna mai nessuno. Sono invertiti nel letto. Guarda che lui era a destra e lei a sinistra. Sono invertite, vedete. I pezzi non si incastrano. Meno che. No, no, proprio non si incastrano. Non si incastreranno mai. Mi dispiace. Addirittura la deriva? Aia. La deriva non è mai bella. Qui si è strappato una foto addirittura. Abbiamo addirittura una foto strappata. No, non c'è verso di ricomporli. Perché è la deriva, giustamente. Ha un senso tutto ciò. Capiamo, così me la rendi un vagamente difficilotta, eh? Uff, dato un'impresa è stata. Separazione, no. Tristezza. Questa pane glielo lascio. Porto via Ganesh, lo skate. Questo non gliel'avevo lasciato, però. Vabbè. Giradischi glielo lascio. Voglio lasciare qualcosa di me in ogni stanza. Che tristezza. Uff. Povera Florence, io. Atto sesto, frammenti. La foto l'abbiamo strappato in mille pezzi. No, dobbiamo distruggerla? Stiamo dimenticando lui? Lo stiamo dimenticando? Vogliono dire questo? Passa il tempo ed è sempre sola a fare tutto. E guarda lo spazio vuoto dove ci sarebbe dovuto essere Krish. Chiamiamo noi la mamma. E dirle che non va tutto bene, che sì lo sa e tutto il resto le cose diciamo sempre. Lasciare andare. Sapete cosa si intende? Ah, non dobbiamo trattenerlo, dobbiamo lasciarlo andare, appunto. Che ogni volta che premiamo ci avviciniamo, invece deve sbiadire nei ricordi. Questo gioco è ricco, carico, pregno di significato, veramente. Potrebbero essere una serie di quadri quelli che vediamo, perché sono tutte delle immagini talmente forti da parlare con un'istantanea. Veramente, veramente bello. Risveglio, che devo fare? Devo premere. E ritroviamo la tavoletta che ci aveva regalato Krish. Ci rimettiamo al disegno. Che ne viene fuori? Giorno e notte a disegnare. Cos'è? Cos'è? La barchetta? Cucinare con mamma. Secondo premio. Club del disegno. Rosetta. E la gattina. Florence Yu, negozio. Ah, abbiamo aperto un negozio di quadri e vendiamo online. Buono. Stiamo a fare i numeri. Mamma
Ma adesso non siamo più a fare la contabilità a qualcuno, è la nostra contabilità. Voltare pagina. Via, tutte queste cose me le porto a casa, sai? Che le penne erano mie! Lui è mio, lui è chiaramente mio. Ai ai ai, bella giornata con Krish. Si sa che fine ha fatto lui. Chissà che fine ha fatto Krish. Lo vedrà in qualche concerto sicuramente. Con la mamma, foto. Ed è finalmente alla sua dimostra nella galleria d'arte. Chi sarà, Krish ad andare a vedere la galleria d'arte o sarà lei a trovarlo a un concerto? Lei che affabula i suoi visitatori, spiegando quello che ha fatto anche al tizio del Monopoli, come vedete. Intrattiene un po' tutti, diciamo, quelli che vanno a vedere questa mostra. Continua a dipingere questi disegni astratti, un po' sognatori, un po' sognanti, un po' sognati. Semplici e colorati. Ma questo sa di ma grosso come ma. E è tutto nero, è tutto bianco. No, cosa vi vogliono sparare in faccia molto forte? Che purtroppo la vita a volte vi porta a questa fine. Non sempre. Certe volte si può appianare i problemi che abbiamo con gli altri. Certe volte la vita ci dirà che è meglio star soli. Certe volte è meglio in compagnia. Quello che ci vuole però assolutamente dire questo gioco è che è importante vivere per qualcosa. Che sia la musica, che sia la famiglia, che siano i dipinti, che sia un videogioco. I sentimenti, il sentire all'interno è la cosa più importante della vostra vita. E io vi ringrazio con il cuore per il tempo passato insieme. Ed è sempre molto piacevole da parte mia leggere i commenti. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!